italiano, forse il più grande di un'epoca appena terminata, e quindi fa piacere segnalare che c'è un titolo che non è soltanto l'evocazione degli sport d'acqua, ma anche di una vita da parte di Josefa, diciamo molto bella dal punto di vista sportivo e con qualche battaglia combattuta e vinta. Comincerei dalla fine perché mi ha abbastanza colpito una richiesta che, se non sbaglio, hai fatto poche ore dopo, pochi giorni dopo l'argento di Pechino, e cioè quello che la partenza, se non ho capito male, avvenga in condizioni di parità, cosa che invece forse non è del tutto avvenuta a Pechino, o ho capito male. Questa è stata un'osservazione che lo devo dire, è doveroso per parte mia, è sottolineare che non si rivolge al passato, ma si rivolge al futuro. Adesso, tante volte bisogna fare l'esperienza sulla propria pelle per accorgersi che ci sono una serie di incongruenze per quanto riguarda il sistema nel suo complessivo. E allora, io sono stata dichiarata seconda con un distacco di 1 centimetro e qualche spicciolo, quindi con un sistema di misurazione molto 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 preciso. E questo di fronte a un sistema di partenza che è approssimativo e superficiale. Ecco, c'è cioè un sistema nel quale noi non siamo fissi, è un sistema che non ci permette di pagaiare perché sennò lo Stato ci dà una falsa partenza, però quando c'è vento contro, ci porta fuori dal luogo di partenza, vuol dire che non partiamo tutti quanti sulla stessa linea. C'è una linea ideale, immaginaria, che sono questi blocchi, che tra l'altro sull'acqua non sono mai esattamente allineati, quindi c'è comunque anche lì una fonte di errori. E ho detto, dal momento in cui si vuole spaccare il pelo in 10 sulla linea dell'arrivo, bisogna essere precisi e corretti anche per quanto riguarda la partenza. I nostri amici del canottaggio comunque ci fanno vedere che una maggiore precisione è possibile, tant'è che loro sono con una parte della barca, con la punta della barca dentro il luogo di partenza, e dietro c'è un pontile sul quale ci sono delle persone che tengono la poppa della barca premuta in avanti, di modo che tutti quanti con la punta sono dentro al luogo di partenza, che tutti si parte alla stessa linea, cosa che per noi non avviene. Allora, dal momento in cui tanti altri sport dicono i millesimi non li misuriamo perché comunque c'è quello che avviene in meno di un batter d'occhio, noi lo consideriamo comunque una prestazione dello stesso livello, da noi dove ci sono imprecisioni di tantissime, di diverse nature, vogliono spaccare il pelo in 10. Allora ho detto, mi suggerirò comunque di migliorare il sistema di partenza perché almeno dopo uno è un po' più sereno di fronte a un verdetto del genere. Però con questo naturalmente nessuna polemica, io so che ho vinto, sono tornata a casa con l'argento, va bene così. Dal momento in cui abbiamo cominciato con la fine del libro, alla fine del libro dico vado a Pechino per vincere. Suonerà una previsione un po' azzardata, però intanto bisogna pensare in grande per portarsi a casa, per avere almeno la prospettiva di portarsi a casa un risultato. Cioè, voglio dire, se dico vado a Pechino e vince il bronzo, tanto è abbastanza difficile contare di avere 6 persone dietro e 2 davanti, no? Cioè, quindi, e questo risultato comunque mi ha dato la conferma che non è stata un'ambizione troppo azzardata. Io ho cominciato subito in diretta con Josefa e ho dimenticato i miei ringraziamenti personali, che vanno ovviamente alla Polisportiva per avermi scelto, e al Blog 60 per avermi scelto per il secondo anno come conduttore di questi reading, cosa alla quale credete mi tengo moltissimo, ovviamente alla città di Riccione, alla quale sono affezionatissimo, e a una persona che è qui presente in prima fila che si chiama Rosita Nicoletti, che voglio salutare particolarmente perché questo centro è il centro dedicato a Italo Nicoletti ed è una cosa che a Riccione e a Romagna non va mai assolutamente dimenticata, perché se Riccione è stata grande ed è grande per lo sport, lo deve soprattutto al lavoro di Italo Nicoletti, continuato ottimamente negli anni contemporanei, ma credo di dire una cosa che i riccionesi non solo conoscono bene.